in un momento, è difficile un bacio, non è una cosa, e soprattutto è un, allora, io provo a spiegarvi la recitazione da quel punto di vista, è un po' una bolla, è una cosa molto sacra, succede, in un, è come una sospensione della realtà, in quella sospensione si può fare un po' quello che si vuole, però bisogna essere molto tutelati. Perché è un po' un gioco a io mi butto e qualcuno mi deve pescare sotto. Questo significa che ci devono essere delle persone, ci devono essere delle telecamere, ci deve essere un testo. Il bacio è il punto più pericoloso di quella recitazione lì, perché è il momento in cui fai qualcosa che normalmente non potresti fare. No, lo so, però è una cosa che dovete capire. Immaginate voi, no? Mettetevi, siamo uguali, perché da quel punto di vista è delicato adesso metterci e baciarci, una cosa molto delicata. No? Non pensate? Non ho capito. Uno alla volta. Lasciare l'aereo, te la ricordi? Ragazzi, 8 minuti fa, io me la ricordo. Ci sono tipo un milione di parole. Un milione di parole. Quindi, non è vero. grazie Monica, sei fantastica. Ce l'hai veramente, eh? Cioè tu sapevi tutto, ti sei organizzato per fare. Noi sono mesi che non ci vediamo, peraltro, siamo lì adesso a... Episodio numero 1. Dovremmo metterci seduti. Ma chiuso lei. Vero, lo confermo. Beh, tanto avete tempo, no? Sara e Lorenzo, tu hai due copioni, ma hai solo uno. Cioè, non hai due copioni questo, vero? Ok. Leggiamo scuderatamente, direi. Sì, mi dispiace se tanto ci diamo un occhio mentre recitiamo, se no... Se no c'è il momento di tu. O ci va un suggeritore, qualcuno che ci suggerisce le battute. Allora... Il cielo è vuoto. Allora vediamo un po' di...
Lei ha mai provato la prendere per mangiare? Provati tutti! E poi in effetti hanno anche fatto ricordare la partenza. Sa perché iperventilato. È una cosa che succede? Lo chiamano effetto. Si chiama effetto paradosso. Ah, ma lei si chiama avanti? No. E quindi lei è? Lo suggerisco. Lei è un. Sono un medico. Ma veramente un medico? Bello! Confortante. Comunque io sono Sara. Sara Levi. Lorenzo. Ah, perfetto. Aspetta un'altra cosa che ho preso per la sala. Cioè? Hostess, scusi, mi fa due di me, per favore. No. No, perché io non so, non ho mai bevuto sprecare su vita mia, sono stella. Sono un buon inizio, adesso. No, io sono una grande professionista, quindi l'alcol è sempre stato un tabù. Vabbè, dici qualcos'altro? No, il punto è che tra poche ore ho un appuntamento abbastanza importante. Magari. No, mi sposo. Però se questo Vladimir è a scopo terapeutico. Perfetto. Dov'è il Vladimir? Ecco. Scusa, tu, lì. Porta un attimo Vladimir. Grazie, Otto. Non rovesciare addosso, ti prego. Questo è solo acqua, non ci farebbe niente. Ci provare, non ci provare. Per quella questa è finita. È finita la scena, poi c'è un'altra e poi c'è
domanda si è spenta la musica, solo se può dare i regali agli attori e diamo la trazione. Se qualcuno mi può aprire la colonnella con tutti i nomi, facciamo la trazione per i treni. Stasera domani esce un articolo su questo raduno. Verrà estratto, diciamo, viene qui sul palco, gadget, vaccini e salute. Tu, apri a caso. Concentrazione. La B, no, 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 no. Ecco perché faccio l'attore, non l'estrattore dell'olio. Allora, il primo viene premio, tu lo vince, Gabriele Lattanzi. Gabriele Lattanzi? Non c'è. E poi l'unico maschio? Cioè, siete mille donne, giusto lui. C'è Gabriele? Da Roma, ah, quindi è un romano, vedi, io non a caso scelgo il romano. Ottimo, sono un bello. E grazie, goditi il premio. Ciao. Allora, adesso tocca a Eleonora. Eleonora, devi fare il supernotto. Vai. Non fare come ho fatto io. No, non c'è. C'è una croce sopra. No. Ah, ok. Ve lo ricordo, Faltuzzo Giorgia. Faltuzzo Giorgia. Grazie.
Allora, devo leggere? Ah, allora, la tanti Gabriele. Siamo veramente belli, tra tutte le persone a me. Veronica Ulpiani. Veronica Ulpiani. Martina Zidarelli. Beatrice.
Gallardini Manuel. L'ho beccato? Alla grande. Di seguirci, arrivederci. Sì. Ciao amici di un medico in famiglia, ciao amici di Alexi, Valentina da sola, sono qui in grado per seguirci. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato al vostro programma, io sono a Roma in questi giorni, quindi vi mando un grande saluto da fuori e vi abbraccio, alla prossima. Ciao Sabrina. Buonasera a tutti, un caro bacio da Rosaldo, un bacione da me, da Fanofresi. Mi dispiace tantissimo non poter essere con voi la sera del raduno, adesso sono a Roma, questa è casa mia, però la sera in cui ci sarà il raduno sarò a Milano a girare un film e spero comunque che ci sia una bella fetta di cast, ci siano gli amatissimi amici Lunetta, Lino, Francesco, Pietro, Milena, insomma tutti quelli possibili e immaginabili. E vi mando un abbraccione grande, spero veramente di riuscire a venire al prossimo raduno e grazie per avermi voluto in questa bellissima manifestazione e ancora davvero mi dispiace non esserci di persona. Comunque saluti a tutti, soprattutto a Cerdinena, vi voglio tanto bene e giuro che non vi dico niente. Ciao! Mandarmi un video, ma mi ha scritto stamattina e non ho potuto risponderle. Cioè, non sono potuto scaricare il suo video, comunque l'aveva fatto un video di saluti, a parte questo qua. Sì, certo, Rosanna, l'ho ricercata prima per Lino, comunque vi saluta tutti, non è potuta venire. E dovrebbe arrivare Tresi, che dovrebbe distribuire i suoi autografi, non so se è arrivata. Però, non so.
Questo mezzo del buon Mariano che gli ha dato la macchina. Video, ringrazio Maria Teresa.
Teresa Pirelli, molto calorosamente, che mi ha aiutato. E sta arrivando un nome dell'animata, è della Renata Ferri, che adesso distribuirà i suoi autografi che mi ha spedito, e ha fatto 500 autografi a mano, uno per uno, quindi un applauso. Gli attori possono scendere per fare le foto, c'è il buffet, buon proseguimento. Direi che è un grandissimo applauso a Lili, che sta